Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Eh sì, sono tornato, sono passate circa 2 settimane dal... Questa cosa sta per cadere pericolosamente. Dicevo, sono passate 2 settimane dall'ultimo video, lo so, mi sono preso una piccola pausa anche perché avevo bisogno di staccare un attimino, anche perché sono andato via, sono stato una settimana in Sardegna. Chi mi segue su Instagram lo sapeva già, nel caso vi lascio il link qui sotto in descrizione. E al mio ritorno ho trovato un po' di pacchi da aprire e quindi ho detto, ma sì, partiamo subito con un bel video unboxing, anche perché qui c'è una cosa che ho ordinato, che ho comprato su Amazon, che vi avevo già segnalato nel canale Telegram delle offerte e che non vedo l'ora di aprire. Però questa l'aprirò per ultima, giusto per tenere un po' di brio, di succo, di attenzione in questo video. Quindi direi di partire con tutto questo bel po' di roba. Sposto un attimo di lato e partiamo, prima senza spaccare tutto, con i 2 pacchi che mi sono arrivati da Universal Pictures. Allora, mi hanno mandato l'edizione 4K e Blu-ray dell'Uomo Invisibile con Elizabeth Moss. Il film l'ho già visto, l'avevo comprato in digitale quando era uscito durante il lockdown. Mi è piaciuto molto, un ottimo thriller e potrebbe essere secondo me il punto di rilancio per il Monster Universe di Universal, che doveva partire col film della mummia di Tom Cruise, poi ha floppato durissimo e l'hanno azzerato. Infatti l'Uomo Invisibile doveva essere, se non sbaglio, con Johnny Depp. Hanno deciso di cambiare praticamente tutta l'idea originale, farlo diventare un super thriller, e tra l'altro è stato anche ben apprezzato dalla critica e dal pubblico, ha fatto un discreto successo. Quindi io vi consiglio di recuperarlo perché, ripeto, a me è piaciuto veramente tanto e spero che ripartano col Monster Universe da qui, tenendo appunto questa linea magari meno fantascientifica e più sul thriller. Molto molto figo. Poi il Blu-ray di Emma con Anya Taylor-Joy, non l'ho ancora visto, ero curioso di vederlo, è tratto dal libro di Jane Austen. Non ho letto praticamente niente su questo film, pochissime recensioni, però c'è Anya Taylor-Joy, quindi è sempre un piacere da vedere. Vi farò sapere sempre su Instagram, quindi vi consiglio di seguirmi, vi lascio qui sotto in descrizione. Quindi ringrazio Universal che tra l'altro durante il lockdown mi ha mandato 2 mascherine fighissime, una tema squalo e una di Shrek, che non ho qui a portata, penso siano a lavare perché le ho usate durante le vacanze e quando sono tornato le ho messe appunto tutte a lavare. Poi mi lascio questi 2 per ultimi, prima del paccone grosso, perché questo l'ho ordinato io da Amazon e dovrebbe essere esatto. Ho preso l'omnibus in inglese dell'immortale Hulk. Dovrebbe essere uscito in queste settimane il primo volume di Panini. Io ho deciso di prendere questo qua in inglese per un semplice motivo. L'ho pagato 16 euro e comprende 4 volumoni di quelli che usciranno di Panini. Quelli di Panini costano tipo 15 euro l'uno. Dato che questo è tutto il primo ciclo completo, è in inglese, quindi se sapete l'inglese, comunque non credo ci sia roba particolarmente complicata. Comunque vi lascio il link di questo qui sotto se qualcuno vi può interessare. Sì, non ha la copertina rigida, un po' mi trigger la cosa, però gli omnibus in inglese la maggior parte delle volte le fanno così. L'ho preso perché ho letto recensioni strapositive dall'America, dicono che sia una delle saghe più belle appunto sull'incredibile Hulk, quindi ho voluto dargli fiducia e recuperarlo, anche perché in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane sto recuperando un botto di fumetti. Mi sono recuperato tutto la potente Thor, come vi ho fatto vedere nello scorso video unboxing, e ho preso anche il primo volume di Venom, quello uscito praticamente anche questo da pochissimo, e molto probabilmente recupererò un sacco di altre cose nelle prossime settimane, ma anche su quello vi rinvito nuovamente al seguirmi su Instagram, perché tutti gli acquisti che faccio singoli in fumetteria e che non vi mostro nel video unboxing ve li faccio vedere lì. Poi 2 pacchi che arrivano dall'ufficio stampa di Logitech. Allora, qui abbiamo la Streamcam di Logitech, l'ultimissima webcam prodotta appunto da Logitech con supporto a 1080p, 60fps, e la cosa che mi interessava tantissimo è che si attacca direttamente al PC fisso con un ingresso piccolo Type-C, che io ho giusto uno spazio libero dato che tutte le USB le ho terminate. Andiamo a vederla un attimo perché ero curioso di vedere quanto
cambiava rispetto alla mia attuale, che è sempre di Logitech, che è questa qui, non so se riesco a farvela vedere. Ma mi sembra parecchio figa, vediamo se riesco a non spaccare tutto. Molto carina, poi con la parte qua in tessuto, non male. Veramente molto molto figa, non vedo l'ora di vedere la differenza con la mia attuale. Quindi ringrazio ancora Logitech e prima di proseguire con il pacco enorme, andiamo avanti sempre con questo pacco, che è anche questo da Logitech. Allora, ve lo faccio vedere, questo è il tappetino per il mouse di Logitech. La cosa figa di questo tappetino è che ha la ricarica di induzione per il mouse che già uso della Logitech. Quindi mi basta tenere il mouse sopra il tappetino e questo praticamente non si scaricherà mai. Il mouse che uso io è il G903 e giusto per completezza vi faccio vedere anche la tastiera, che è sempre la tastiera della Logitech, che è la, non mi ricordo mai il numero, la G915. Entrambi wireless, quindi ringrazio nuovamente Logitech. Il cavo che sono andato a togliermi con il mouse me lo sono andato a recuperare con il tappetino del mouse, però il fatto che si ricarica in automatico il mouse lasciandolo lì è sicuramente una figata che mi toglierà un sacco di pensieri. Ed infine, signori, non so neanche come metterlo, ma perché poi Amazon usa pacchi così grossi? Perché non sono così convinto che il contenuto sia della stessa misura del pacco. Non so dove mettermi, aiuto. Comunque vi assicuro che il pacco è mezzo vuoto. Oh, e l'aspettavo tantissimo. Questa almeno ci sta tutta nell'inquadratura, sì. La nuovissima spada laser del Conte Dooku. L'ho presa in super sconto perché l'ho pagata 134, anche questa l'avevo segnalata sul canale Telegram delle offerte. Per due motivi: uno perché è nuova, due perché è figa, mi piaceva un sacco il fatto che avesse appunto l'elsa storta, che è quella appunto del Conte Dooku, e poi perché queste spade laser una volta che sono esaurite raggiungono prezzi esorbitanti. Io qua ho quella di Luke, luci, suoni, che anche questa è tipo andata esaurita, l'avevo pagata a 99 euro in offerta su Amazon e adesso se provate a comprarlo online vi costa uno sproposito. Mi servono delle pile. Devo leggere le istruzioni, se no finisce che spacco tutto. Ah, serve un cacciavite. Prima questo così. E poi... ed eccola qua, signori, montata, elsa in metallo, che tra l'altro è bella pesante, sì. E la spada, a differenza della quella che di Luke che avevo io, che non aveva la basetta ma solo una roba di plastica trasparente, ha anche una fighissima, vediamo se riesco a non farla cadere, basetta di Star Wars in plastica, e tra l'altro ha gli agganci dietro per poterla appendere al muro, quindi volendo uno la può attaccare lì così e questa rimane sopra, anche se fa un po' schifo vista da sotto. Quindi magari mi studio bene dove metterla, magari stampo un altro supporto 3D, la appendo accanto a quella di Luke. Però veramente tanto 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 figa, mi piace veramente un botto. Quindi ragazzi, per questo unboxing è tutto, anche perché sto iniziando a sudare tantissimo, dato che ogni volta che giro il video mi devo chiudere dentro la camera. Tutto quello che vi ho fatto vedere lo trovate linkato qui sotto in descrizione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Vi ricordo nuovamente di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che compro, che mi arrivano e che magari devo aprire subito e non posso tenere lì da parte per i video unboxing. Intanto mi si sta incollando la roba, talmente fa caldo. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo a brevissimo con nuovi video. Sono tornato a Torino e mo si riprende a bombazza anche con i video, a bombazza. Adesso mi denuncia Brumotti per avergli plagiato lo slogan. Ciao!